Gianni Colascione, ecco, l'undicesimo congresso di Radicali Italiani, qui all'Hotel Ergife, e siamo in compagnia di Walter Vecellio, direttore di Notizie Radicali, radicale storico, inutile dirlo. E siamo al secondo giorno, abbiamo avuto le relazioni del segretario e del presidente. Si è confermata un po' una certa effervescenza, un po' che c'era anche nel dibattito pre-congressuale, soprattutto nella relazione del tesoriere. Tu Walter, cosa ne pensi di tutto questo dibattito un pochino sulla galassia, sulla funzione di Radicali Italiani, l'idea delle candidature? Ma intanto hai detto bene, siamo al secondo giorno e ancora manca, ci sono stati lavori di commissione, io ne ho seguita una sola e sono curioso di sapere un po' le sintesi dei lavori di tutte le commissioni e soprattutto il dibattito generale quando ci sarà, dove i compagni e le compagne diranno quello che credono e quello che sentono. Al momento abbiamo, come dire, delle avvisaglie e secondo me i punti fondamentali, diciamo che anticipo un po' anche quello che sto pensando forse di dire, è che da una parte la relazione del segretario Staderini evidenzia una situazione di fatto piuttosto, non dico inquietante, ma di cui tocca prendere atto e conseguenza, cioè la nessuna possibilità di interlocuzione con altre organizzazioni politiche, di destra, di centro o di sinistra. Nessuna di loro manifesta il benché minimo interesse ai radicali, alle cose che i radicali dicono, che cercano di fare e che hanno fatto. Questo è un primo dato inquietante, perché nella battaglia per esempio per la giustizia e non solo per l'amnistia non abbiamo neanche il punto fermo che poteva essere un anno fa costituito dal Presidente della Repubblica Napolitano per via di quel suo famoso discorso e la sua partecipazione prima di diventare Presidente alle marce per l'amnistia e la giustizia. Non abbiamo interlocuzioni, non per nostra volontà, ma è un fatto. La relazione di De Lucia, anche la sua piuttosto lunga e articolata, soprattutto nella seconda parte, solleva una questione che io non sono certo debba essere risolta nei termini in cui lui mi sembra la proponga, però certamente un tema di dibattito, di confronto e di riflessione. Con la premessa, qui siamo Radicali Italiani è un'associazione, non è che noi possiamo pensare, credere e sperare di poter discutere anche di Coscioni, Caino e quant'altro, quelli devono pensarci loro, però indubbiamente un problema di galassia, di migliore strutturazione, di come emerge sempre più che molti compagni e molte compagne decidono di aderire non al famoso pacchetto ma a una tessera, due tessere, tre tessere, non a tutte. E sono ragioni politiche, non sono ragioni economiche. Le ragioni economiche sono serie ma si possono superare se non ci sono le ragioni politiche. Ecco, questo è uno dei nodi che io credo debba essere affrontato. Sarebbe illusorio pensare che in quattro giorni lo risolviamo. Sarebbe già molto confortante se venisse iscritto in una ideale agenda come argomenti e temi di cui continuare la riflessione e la discussione. Però indubbiamente sono due dita, non voglio dire la piaga, però in una ferita aperta, in qualcosa che va sanato, va discusso e chiarito. Walter, il diciamo tema, l'argomento che decisioni prese in congressi di singole diciamo elementi della galassia più o meno costituenti non possono vincolare ovviamente gli altri e le altre associazioni, che statutariamente è una cosa valida, ovvia e legale, insomma, e già in passato già, insomma, questa cosa è emersa. Però quello che volevo chiederti, dal momento che cresce, mi sembra, la consapevolezza che questa galassia in qualche modo stia trasformando un po' in una nebulosa, dove insomma un pochino il senso di appartenenza a un tutt'uno, i singoli militanti non lo sentono più, le sinergie sono poche, spesso anche nella dirigenza, il fatto che non ci sia un organo dove si possa almeno portare il dibattito, financo poi arrivare a prendere una decisione vincolante un po' per tutti, è una realtà, ma non ti sembra che sia un po' anche un alibi? Guarda, io ho avuto la fortuna di diventare radicale nel 72, quando erano radicali nel pieno delle loro forze sia fisiche che intellettuali, personaggi che sono adesso
come dire, non voglio sminuirli, un po' come delle icone, i Bandinelli, gli Stanzani, gli Spadacci, i quali mi hanno insegnato tante cose. E adesso che io mi ritrovo ad avere gli stessi anni che avevano loro quando io adolescente entravo nel partito, allora c'era il Partito Radicale Italiano, diciamo, adesso è transnazionale, riconosco di non avere le stesse capacità di attenzione, di sensibilità e di dialogo che avevano loro nei miei confronti, e non è solo un problema mio, temo sia un problema collettivo, e questa è una prima cosa, ma ognuno è fatto come è fatto. Però c'è una cosa che va innanzitutto preliminarmente assimilata, che è questa: la straordinarietà della cosa radicale. Chiunque si può iscrivere, chiunque vuol dire chiunque, non ho bisogno di dire bianco, nero, giallo, uomo, donna, gay, trans, minorenne, maggiore, chiunque, va bene? Straniero, cinque tessere, gentasca, chiunque, sono fatti suoi le ragioni per cui si iscrive. Il fatto che sia chiunque, io non ho potere di vincolo nei confronti di nessuno. Il vincolo altresì esiste per i nostri organi dirigenti, cioè noi per esempio qui da Radicali Italiani usciremo con una mozione. Se la mozione avrà una sua maggioranza qualificata, mi pare di tre quarti, questa mozione impegna il segretario, il tesoriere e gli organi dirigenti, non impegna il singolo iscritto, è solo unicamente impegnato una volta che dà i soldi ad essere radicale. Poi può contestarmi 70 volte al giorno, dirmi le cose che sono diametralmente opposte alle mie, lui ha pienissima legittimità come ce l'ho io. Quindi una volta assimilato questo concetto, credo che poi tutto il resto sia più facile da comprendere e da capire. Questa è anche la ragione per cui io sono personalmente interessatissimo a capire, a conoscere le ragioni per cui tante compagne, tanti compagni ogni anno meno 100, meno 150 iscritti rispetto all'anno precedente, ecco, perché questi 100-150 iscritti hanno deciso di non iscriversi più. Possono essere compagni che hanno deciso che non si riconoscono più nelle cose radicali, seguono, non lo so, dico per assurdità, Berlusconi e Bersani, si cambia idea, va bene. Ma se continuano per esempio a essere iscritti al Partito Transnazionale ma non a Radicali Italiani, a Coscioni e Caino ma non... Ecco, allora lì, visto che continuano a nuotare in quest'acqua radicale, sono interessata a capire le ragioni per cui loro si privano del nostro contributo che possiamo dare, ma soprattutto perché loro privano noi del loro contributo. E io mi augurerei che ogni comitato, ogni direzione, ci siano, aperte virgolette, una quantità di rompicoglioni, chiuse le virgolette, che ci spaccano le palle, chiuse le virgolette, e costringendoci a pensare, a rifletterci, magari a radicarci ulteriormente nelle nostre idee, nelle nostre opinioni, e sostenere che invece quelle che ci si vengono poste non sono valide. Quando invece c'è un compagno che silenzio, o una compagna che silenziosamente si allontana, ecco, io lo sento come una ferita, come un vulnus, e questa cosa è uno dei problemi che credo che abbiamo. Qui c'è stata una carenza dei dirigenti radicali? Forse sì, devo mettere le mani avanti. Io credo di essere uno di quelli che cerca di fare il dirigente, però 5 giorni la settimana c'è un lavoro. Questo lavoro mi tiene bloccato per metà della giornata. Quindi faccio quello che riesco a fare, notizie radicali. La quotidianità di Torre Argentina io non la vivo. Se la vivessi potrei dare un'opinione, un parere forse più fondato sulle ragioni per cui, le dinamiche per cui, però questo è, io a Torre Argentina quando va bene ci vado 2 volte alla settimana. E quindi il mio polso, il mio termometro della situazione è questo, che ci sia questa forma di distacco, di insoddisfazione, di disagio, chiamiamolo così, è palpabile. Sono interessato a conoscere le ragioni del disagio di compagno per compagno. Ecco, una cosa che io farei, se dice mancano 150 compagni all'appello, bene, me li chiamate uno a uno per favore, per telefono, voglio sentire le ragioni per cui si sono distaccate. Possono essere le più varie, le posso condividere o non condividere, però parliamone. La cosa che non va fatta è quella di va bene, arrivederci.
Sì, quello che dici mi richiama alla mente una delle cose che insomma in qualche modo da nullità totale ho sempre detto, che un po' certe volte abbiamo dei riflessi da salottino letterario, nel senso che ci capiamo tra noi, ci votiamo tra noi, ci paghiamo con le tessere tra noi e la conquista in qualche modo, conquista convincendo altri settori, cioè elettorato poi alla fine, perché se in qualche modo siamo una forza politica e non un, che ne so, un think tank o un centro studi e così via, degnamente, ma sono un'altra cosa, dovremmo anche cercare di allargare l'elettorato e questo forse è una cosa che un pochino trascuriamo, forse anche partendo dall'intellegibilità rispetto a chi non ci conosce da tempo e non conosce tutta questa cosmogonia, che è un po' complicata. Ah, guarda, la sollecitazione alla riflessione la colgo senz'altro, però intanto si cita molto sempre, ultimamente, c'è la parabola del pastore che lascia il gregge, le 99 gregge, per andare a prendere l'unica che si è smarrita. Ecco, io ho sempre apprezzata questa parabola, perché mi interessa la pecorella che non c'è più, le 99 stanno qua e vabbè. Il rischio che tu dici, magari ci parlassimo tra di noi e fossimo tutti convinti tra di noi, poi magari sarebbe anche un po' triste, però invece c'è una ricchezza, chiamiamola così, che è dovuta a diversi sentieri, a diverse sensibilità. Ed è bene che sia così, guai al mondo se trovandoci in tre un'unica opinione. La ricchezza consiste, siamo in tre e ci sono tre opinioni diverse che si confrontano e discutono. Diverso è il discorso di cercare di allargare, chiamiamola così, la base dei consensi per convenzione. E qui però scontiamo, sì, può essere che i nostri messaggi, il nostro modo di veicolare i nostri messaggi non sia il più adeguato, che ci sia un altro modo, che i nostri strumenti siano quelli che sono. Però, vivatici, è pure un fatto che io ricordo forse più di un anno fa una presenza a Ballarò di Emma Bonino e di Marco Pannella. E io non posso negare che quando c'è stata la corsa per la presidenza della Regione Lazio, Emma Bonino è stata battuta da una signora che si chiama Renata Polverini, che prima di essere letteralmente lanciata e sponsorizzata da Ballarò era una signora nessuna, e la controprova deriva dal fatto che lei veniva sempre invitata come segretaria dell'UGL, il sindacato di centrodestra. Non è più presidente o segretaria di quel sindacato. Io sfido chiunque a chiedere chi è l'attuale segretario dell'UGL. Io credo che almeno 9 su 10 non sanno darmi il nome. Allora, quando tu vieni silenziato, quando non sei mai presente nei mezzi di comunicazione, quando le tue posizioni vengono, quando va bene, snaturate, sfigurate, è più difficile entrare in contatto con l'opinione pubblica, crescere i consensi. Quando si fanno gli stessi sondaggi, i radicali vengono sistematicamente rubricati come altri. Insomma, non voglio crearmi degli alibi. Io sono convinto che ci sia senz'altro una quota anche radicale di responsabilità per lo stato dei fatti. Però è innegabile che c'è una discriminazione, una censura, uno spregio della cosa radicale, che peraltro capisco e condivido. Se io facessi parte del regime farei esattamente la stessa cosa. Di volta in volta. I mafiosi di un tempo, nei piccoli paesi, si preoccupavano di eleggere nelle amministrazioni dei paesini, sto parlando 5-10 mila persone, i consiglieri di maggioranza, ma avevano cura anche di fare eleggere i consiglieri dell'opposizione, cioè l'opposizione che a loro tornava utile. Qui noi abbiamo la stessa cosa, di volta in volta l'oppositore viene in Bertinotti, Di Pietro, insomma si scelgono anche l'opposizione. Non lo so, il giorno in cui viene scelta, tra virgolette, come oppositrice Emma Bonino o come oppositore Marco Pannella, non so se qualche risultato poi più consistente rispetto a quelli che noi raccogliamo adesso non vengono fuori. Io confido che se ci fosse un minimo di comunicazione in più e di possibilità di far sapere all'opinione pubblica le cose, io penso che qualche risultato, qualche incremento, cioè senza voler annullare le nostre lacune, le nostre
come si può dire, mancanze, le nostre colpe, ci sono tutte, però direi che non è la quota determinante, ecco. Walter Vecellio, direttore di Notizie Radicali. Notizie Radicali lo troviamo su che link? Potete fare in due modi, o fate come me per pigrizia, che io ce l'ho già lì, www.radicali.it, poi tutte le varie finestre, ce n'è una, oppure fate direttamente attraverso Google Notizie Radicali e vi compare. Grazie Walter Vecellio.